Buonasera, mister Alessandro Sticozzi di MV Radio, eccomi. Buonasera. È il terzo sesto posto consecutivo nella storia recente della Roma. Perché a livello ambientale, dai tifosi, ma anche a livello mediatico, è percepito come un sesto posto un po' più ottimistico, secondo lei? Cioè, che cosa fa sperare la piazza in maniera un po' diversa rispetto alle passate stagioni sul fatto che il prossimo anno si evolverà in qualcosa di meglio rispetto a un sesto posto? Non lo so se c'è questa sensazione, non lo so. Abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo vinto, scusate, tante partite, quindi forse quell'ottimismo viene dal ricordo di quello che è stato, quelli che sono stati i miei primi 2 mesi e mezzo. Poi c'è pure un discorso un po' provinciale. Stavolta sei arrivato sopra la Lazio dopo qualche anno che non ci arrivavi, quindi forse c'è anche un po' più di gioia per quel discorso lì, che mancava da un po' di tempo. Onestamente io sono ottimista per il futuro, però non è che insomma facciamo le feste per essere arrivati sesti, anche perché a un certo punto abbiamo preso uno slancio tale che ci sembrava quasi di poter arrivare decisamente più su. Penso che se non avessimo fatto quella bella cavalcata in Europa, che non rimpiango assolutamente, ma forse preparando le partite con 7 giorni invece che con 1 e mezzo, avremmo giocato le partite di campionato con qualche energia in più. Buonasera mister Alessandro Buonasera. Sticozzi di MV Radio, complimenti per sia il Grazie. campionato che, come diceva il collega, l'andamento che vede la sua squadra onorare anche senza obiettivo. Volevo chiederle, in vista della prossima stagione, quella della riconferma su questi livelli, Sagro, lo immagino pure tutti i tifosi del Genoa, quanto è importante fissare già da adesso, casomai, un obiettivo, una soglia minima, un'idea, una missione e averla già per il lavoro che dovrà fare quest'estate? Riconfermarci, consolidare tutto quello che di buono abbiamo fatto, che la squadra ha fatto vedere in campo, quindi già riconfermare tutto questo, che fino ad oggi è qualcosa di straordinario. Quindi quello deve essere un aspetto fondamentale a livello mentale determinante per la prossima stagione. E andare alla ricerca, di giocatori che vogliono vestire la maglia del Genoa in modo affamato, con desiderio di venire a giocare per questa maglia, quello assolutamente sarà un altro aspetto fondamentale.